Siamo con il collega Paolo Casalini che letteralmente, insomma, in giro in questo momento per consegnare queste mascherine prodotte dall'azienda di Castiglione Fiorentino in particolare. Sì, esatto, dalla Ade di Davide Dottarelli. Qualche difficoltà burocratica, insomma, c'è stata, però le state Sì, consegnando. molte, Ecco. molte, ma è stato spianato tutto dal decreto di ieri sera. La Regione Toscana a sua volta ha inviato per email, io poi l'ho messo in un articolo così a disposizione di tutti, le specifiche su come queste mascherine devono essere realizzate, con quali materiali, con che peso, con che grammatura e quali dimensioni. Quindi basta attenersi alle istruzioni, tutti coloro che hanno la capacità di mettersi davanti a una macchina da cucire le possono realizzare. Senti Paolo, dove trovano su Informarezzo queste notizie sul tuo Sì, sito? esatto, è sulla pagina Informarezzo in cronaca. E a questo punto chiunque lo può fare. Io tra l'altro ho mandato queste informazioni a tutti quelli che me l'hanno richiesta per il telefono. E senti Paolo, come si vive da comunicatori, insomma, questa fase? Siamo un po'. In questo momento io di comunicazione me ne occupo veramente poco, guarda, Ecco. perché da stamani alle 9 che sto correndo come un disperato, sono stato a visitare alcuni ospizi, poi mi ha chiamato una casa famiglia di minori che ne avevano veramente disperato bisogno, soprattutto per gli operatori, e tra poco andremo anche in una clinica. Quindi Insomma, stiamo facendo il giro. lo spirito è questo, è quello giusto e diciamo la Toscana produttiva risponde, il senso è questo, insomma. La Toscana produttiva risponde, sì, per fortuna anche, perché comunque diciamo che alle informazioni che ho stamani oggi sono state prodotte 150.000 mascherine, siamo alla copertura totale della produzione necessaria al Servizio Sanitario Regionale. Ecco, che quindi potranno essere distribuite soprattutto anche ai medici e agli infermieri. Sì, sicuramente. Penso che andranno in distribuzione ai medici, dunque ai sanitari degli ospedali già da oggi. Da domani, perché poi il servizio regionale si è fatto carico anche di ripartirle secondo le necessità, da domani andranno ai medici di famiglia. Ok. Bene, grazie per il tuo impegno e insomma, siamo qua, aggiornaci su tutto quello che accade fuori dalla nostra redazione, dobbiamo dire così, insomma, va bene? Va bene, ciao, grazie a Grazie, tutti. grazie.